Sono stati annunciati i giochi del PlayStation Plus Essential e ragazzi, non è un mese proprio, eh? Allora, parliamo di taglio Essential, per cui il taglio più economico del PlayStation Plus, i giochi extra e premium saranno come sempre annunciati a metà mese. Oggi parliamo di un trittico che, come state vedendo, non è proprio così irresistibile. Per quanto vadano fatte delle precisazioni che adesso faremo, allora, dal 2 luglio, quindi tra pochi giorni, si inizia con Borderlands 3, il looter shooter per eccellenza, un titolo clamorosamente bello, specialmente in compagnia. Questo è il punto di forza della mesata, senza alcun dubbio. Un titolo che, se non avete mai giocato, credo potrebbe davvero conquistarvi, perché offre tanto sia in termini di storia, sia in termini di varietà di situazioni, sia in termini soprattutto di armamenti. Da buon looter shooter qual è? È un titolo che vi offrirà continuamente nuove cose per sperimentare, per potenziarvi, cioè il senso di crescita e progressione è chiaramente percepibile lungo tutto il corso dell'esperienza, e se lo condividete con gli amici è davvero il gioco della vita, cioè, detto da uno che i primi se li è consumati in compagnia, vi posso dire che Borderlands è uno di quei brand che tirano fuori il loro meglio proprio in compagnia di qualcuno. Però, quando anche lo giochiate da soli, è comunque un gioco validissimo. Per cui questo nulla da dire. Possiamo contestare la selezione, ma il gioco non ha alcun tipo di criticità. Almeno da quel che ricordo, me lo sono goduto come poche altre cose al mondo. Ma andiamo oltre. NHL 24. Ora, io capisco che durante il periodo estivo ci sia questa sorta di recupero in stile cestone del centro commerciale, però diciamo che proporre al pubblico occidentale, anzi europeo in questo caso, uno sportivo di uno sport che in qualche modo appartiene ad altri lidi, in una selezione che si rivolge alla totalità degli iscritti. Sì, per carità, è una bella occasione per scoprire se avete interesse per l'hockey su ghiaccio, che per carità potrebbe sempre colpirvi. Vi devo dire che io stesso un'occhiata gliela darò, perché NHL non lo tocco da parecchi anni e voglio vedere un po' come si è evoluto, visto che i soldi non ce l'ho spesi, ovviamente, a inizio anno. Però ecco, diciamo che non credo che susciterà l'interesse di molti, però parliamo pur sempre di quel principio storico del i servizi devono servire a farti provare qualcosa che di base non compreresti, e credo che Rachel rientri perfettamente in questa descrizione. Quindi dategli un occhio, magari scoprite un amore per l'hockey su ghiaccio, che chissà. E poi, signori, l'amatissimo Among Us chiude la selezione mensile, la hit dell'anno scorso. Io poi con le date, lo sapete, sono un disastro. Comunque sia, un titolo popolarissimo, giocatissimo. Non so oggi la situazione come quale sia, onestamente, perché non seguo il contesto di Among Us. Però, siete in cerca di un bel party game in cui, da quel che ricordo, la gente bestemmia ogni 5 secondi, Among Us potrebbe fare il caso vostro, ecco. Come posso dire, un consiglio a eventuali genitori con figli piccoli: date un occhio proprio alle lobby, perché è un luogo in cui si compiono spesso e volentieri degli scambi non propriamente adatti ai giovanissimi. Diciamo che tutte le volte che ho giocato Among Us ho letto più bestemmie che saluti, ma insomma è un riferimento così, una considerazione del tutto marginale. Per quanto riguarda il gioco, è un gioco oggettivamente divertente, al di là dell'ironia che spesso faccio su Among Us, è oggettivamente divertente. Ricordo quando ci facevamo un paio di video nel tempo, ci siamo divertiti con Elisa, è simpatico, specialmente appunto se si gioca con persone che in qualche modo si conoscono, ma anche con perfetti sconosciuti, eh. Però ecco, diciamo che è uno di quei prodotti che per moda credo abbiano giocato in tanti, ma è comunque una bella occasione per chiunque se lo fosse perso per recuperarlo. E questo è, ragazzi, e questo è. Per cui c'è anche un pacchetto PlayStation Plus di Genshin Impact e basta. E basta. L'offerta PlayStation Plus per i crediti cinematografici, vabbè,
Acquista un abbonamento PlayStation Plus di 12 mesi, ottieni crediti film. Vabbè, questo glielo lasciamo a chi è interessato. Oggi noi parliamo solamente delle cose ludiche. Ragazzi, ripeto, c'è chi accoglierà questa selezione come un disastro, c'è chi potrebbe trovarne qualche spunto. Io mi sono limitato a raccontarvela dalla mia prospettiva, che è quella di una persona che li conosce 2 su 3, e quindi che non sono particolarmente esaltato. Però, ripeto, spero di cuore che ci sia chi troverà questa selezione pane per i propri denti. E come sempre vi invito caldamente, se pagate un abbonamento, scaricatevi tutto, provatelo anche solo 5 minuti, date valore a quell'investimento in modo tale che possiate anche magari scoprire qualche sorpresa poi di tanto in tanto. Ragazzi, questo è, io vi saluto, vi ringrazio come sempre, noi ci rivediamo a metà mese per l'infornata di Extra e Premium, che speriamo possa soddisfarci in pieno e offrirci anche qualcosa di consistente, perché sento tanti che spesso dicono no, io ho smesso di essere abbonato. Io stesso, vi dico la verità, da un paio di mesi non sono più abbonato al Plus, perché non trovo grande stimolo in quello che stanno proponendo, per cui spero che ci sia qualcosa che mi possa incoraggiare a ritornare a fare l'abbonamento, uno dei tre quantomeno, ma in questo momento sono abbastanza fuori e non credo che mi risabberò per nei cell. Insomma, se capita, c'ho un paio di codici da 7 giorni qua da qualche parte che magari userò per NHL, però insomma spero che ci sia qualcosa di degno. Ragazzi, beh, un abbraccione e alla prossima.